Vincenzo Lippiello, amministratore unico di Neabotix, che ci parlerà di H2Copter, un drone anfibio autonomo per misurazione in colonna d'acqua. Anche in questo caso abbiamo le slide. Salve, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Vincenzo Lippiello, sono professore ordinario di automatica e robotica all'Università Federico II di Napoli e sono fondatore di una spin-off della nostra università, Neabotix, spin-off del nostro laboratorio di ricerca di robotica Prisma Lab, che si occupa principalmente di attività di ispezione mediante l'uso di droni e in generale di sistemi robotizzati per remotizzare attività ad alto rischio per, diciamo, per l'operatore, quindi operazioni in quota e così via. In particolare vi presento oggi un risultato di un progetto di ricerca. Risultato di un progetto di ricerca finanziato italiano, un PON, si chiama PLACE, che il progetto Blue Grow, che è nato in collaborazione con ENI in Italia per sviluppare una piattaforma autonoma, un drone autonomo dotato di una stazione di ricovero, ricarica, diciamo, di questo drone, che possa operare su una piattaforma dismessa, quindi una piattaforma unmanned, per fare operazioni di ispezione, monitoraggio aereo e monitoraggio in colonna d'acqua del perimetro tipico interdetto, diciamo, all'interno di queste piattaforme, per valutare l'efficacia di sistemi poi di riqualificazione del fondale che sono pianificati ad esempio per alcune di queste piattaforme. Quindi creare un sistema a basso costo che possa garantire un'acquisizione periodica, costante, di informazioni partendo da questa piattaforma, e quindi ci siamo inventati questo sistema, questo drone, con una sua stazione di automatica di ricovero che possa trasportare un payload di misura in colonna d'acqua, quindi un probe che possa essere calato in colonna d'acqua, in questo caso in particolare, in questo prototipo pensato per l'Adriatico, dovevamo arrivare a circa 20 metri di profondità, ma insomma la profondità in realtà non è un gran problema, ci sono probe commerciali, arrivano anche a 2000 metri, quindi in realtà la profondità è un fattore secondario. Il problema chiaramente che avevamo noi invece era il peso, che chiaramente dovendolo trasportare con drone il peso, diciamo, è un qualcosa che va sempre tenuto in considerazione. Allora, in particolare abbiamo sviluppato questo, parlo principalmente del drone, la stazione di ricovero, l'acceno magari qualcosa dopo. Relativamente al drone, che è un sistema comunque a sé stante, poi si può operare anche al di là, diciamo, della presenza della sua stazione di ricovero, è un drone anfibio, nel senso che è un drone che può atterrare sull'acqua, è stato dato un sistema di galleggiamento e stabilizzazione che gli consente di rimanere in galleggiamento anche in condizioni di mare non proprio calmissimo, consente di rilasciare sistemi di misura in colonna d'acqua customizzati, seconda delle esigenze, oppure consente di operare in quota attraverso misurazioni con camere termiche multispettrali a seconda del tipo di analisi che si vogliono operare, ha una discreta autonomia intorno ai 40 minuti, è una piattaforma abbastanza grande, chi di voi magari insomma verrà nella sala a fianco, insomma, lo potrà vedere da vicino, e un range intorno ai 10 km, diciamo, di percorrenza massima. Abbiamo fatto una serie di studi per garantire, diciamo, una galleggiabilità, quindi lo studio del sistema di galleggiamento, abbiamo fatto sia analisi numeriche, abbiamo poi creato un modello di scala prima di realizzarlo, abbiamo portato in vasca navale, quindi sensorizzata, per misurare, diciamo, le performance di questo sistema, e l'attuale soluzione garantisce una galleggiabilità abbastanza buona anche con onde di 1,5 metri. Con un periodo minimo intorno ai 3-4 metri, in onda lunga in realtà non ha limiti, diciamo, può galleggiare anche con onde molto più importanti. Ha una buona stabilità e abbiamo sviluppato chiaramente un sistema di controllo, di navigazione che consenta poi il decollo
sia l'atterraggio ma soprattutto il decollo da condizioni anche di mare semiondoso, che insomma non è diciamo, una cosa scontata, cioè non è un qualcosa che può fare un sistema di un autopilota classico. Pilota aereo, chiaramente, vabbè, qui insomma, molti di voi già conosceranno, insomma, si può montare un po' quel che si vuole, rimanendo in ambito marino, noi ci siamo soprattutto soffermati su un pilota di una telecamera multispettrale per consentire di fare una classificazione diciamo dell'osservato in diversi spettri che consentono di fare classificazioni di vari elementi, dalla clorofilla, concentrazione di clorofilla, alga, presenza di corallo, insomma, presenza di roccia, sabbia, insomma, quindi a seconda della profondità chiaramente del fondale, quindi si può ottenere una classificazione praticamente semiautomatica di diversa natura, se parliamo di appunto obiettivo diciamo settore più biologia, insomma se invece pensiamo a un obiettivo più di sorveglianza, allora potremmo usare sistemi simili per verificare se nell'ambito di una zona diciamo d'accesso ristretto c'è presenza di natanti o sommozzatori non autorizzati eventualmente diciamo in accesso in zone interdette. Il payload in realtà poi mi dice di misure in colonna d'acqua, in questo caso ne abbiamo realizzato noi uno, si possono anche adottare soluzioni commerciali opportunamente modificate, in questo caso ad esempio questo piccolo probe pesa circa mezzo chilo, è un prototipo, insomma, che è un po' grezzetto, devo dire, diciamo, la prima versione in cui l'abbiamo realizzato, ma insomma per dimostrare un po' la fattibilità, siamo riusciti a concentrare in questo mezzo chilo, quindi misura di, ad esempio, pH, salinità, PAR, con diciamo, doppia misura sia a bordo drone sincronizzata con quella diciamo, in fondale, fluorescenza, clorofilla, temperatura e pressione, anche poi per avere una correlazione in base alla profondità. È un sistema in grado di fare una misura in situ, quindi noi non stiamo prelevando un campione d'acqua da poste da processare, quindi noi facciamo una misura in continuo, in discesa, in colonna d'acqua, con velocità controllata, stazionamenti con tempistica che sono diciamo, desiderate. Tenete presente che il drone ha 40 minuti di autonomia in volo, ma una volta diciamo, ammarato può stare lì pure due giorni, voglio dire, diciamo, un consumo di batteria praticamente zero. Quindi in teoria può fungere anche da, può creare anche una misura diciamo con una scala temporale, non proprio diciamo, dipende dal tipo di misura insomma a cui uno è interessato, ma si può calibrare la sequenza di misure in base alle esigenze, quindi può anche stazionare lì per alcune ore e vedere qual è il trend di, diciamo in base a delle correnti e così via. Payload chiaramente che può essere customizzato in base a quelle che sono le esigenze. Per esempio Eni in Adriatico ci ha chiesto di realizzare o comunque di fare uno studio di fattibilità di un sistema per verificare se c'è fuoriuscita di CO2, perché insomma, sapete ora un grosso tema è il pompaggio della CO2 nei pozzi dismessi, chiaramente se pompiamo CO2 nei pozzi dobbiamo evitare che poi fuoriesca diciamo, da dei leakage da qualche altra parte e quindi c'è bisogno di un monitoraggio continuo, un monitoraggio che ha un costo e che deve essere abbattuto, un costo è un pericolo nel senso che comunque devo mandare in mare personale, se posso evitare di mandarlo in mare, personale, non sto dicendo che il personale non ci sarà, il personale è lo stesso, solo che sta a terra, pianifica da remoto la missione, il drone acquisisce l'informazione, gliela trasmette e poi sarà lo stesso operatore che insomma qualificherà poi quel dato che viene acquisito. E quindi stiamo valutando la possibilità di realizzare una misura diretta o indiretta in modo diciamo con un probo compatto di questo tipo di percentuale di CO2 di faccio vedere questo video con cui poi diciamo, concludo la mia presentazione, che è un test che abbiamo fatto in Campania, di fronte Capri, abbiamo vedete lì lo sfondo, in questo caso la piattaforma è quella completa, c'è anche il garage di ricovero, è un garage automatizzato, è pensato appunto per essere impiegato su una piattaforma offshore, quindi in grado di, sempre in un ambito prototipale, di proteggere il drone, di rifornirlo, quindi di ricaricarlo in modo automatico. Funge anche da stazione diciamo di una ground station in senso automatizzato, quindi scarica tutti i dati, rende disponibili in cloud tutti i dati acquisiti dal drone, consente di generare una pianificazione di missione automatica per il drone da remoto, quindi l'operatore si collega a un web server diciamo che è disponibile sulla piattaforma,
vede una cartina, insomma, una classica pianificazione di waypoint che sono necessari per l'esecuzione della missione, waypoint aereo, waypoint di, diciamo, in colonna d'acqua, pianifica la missione, la calendarizza con uno scheduler settimanale, mensile, giornaliero a seconda delle esigenze e manda in run l'esecuzione. Quindi il garage automaticamente all'ora prestabilita si apre, si posiziona, diciamo, rende il drone in condizioni volabili. Il drone vola, viene monitorato con telemetria sia dalla stazione in modo automatico, eventualmente anche dall'operatore da remoto, è sempre monitorato, quindi la missione viene continuamente monitorata. Quando il drone ha finito, diciamo, la sua missione, rientra alla base, viene, diciamo, riprotetto e ricaricato, e quando sarà carico sarà pronto per la prossima missione. Qui vedete ad esempio l'esecuzione della missione autonoma, vabbè, in questo caso sotto costa, insomma non siamo andati in piattaforma, ma cambierebbe ovviamente poco, in cui abbiamo pianificato la missione con 3 stazionamenti. Qui il fondale era abbastanza basso, quindi in realtà il probe abbiamo fatto scendere giusto quei 2-3 metri, perché insomma il fondale era quello. Abbiamo acquisito le varie misure che sono state poi rese disponibili per la qualifica poi successiva. Più o meno questo è questo primo prototipo, diciamo, ci ha aiutato a dimostrare la fattibilità di una serie di concetti, sia soprattutto sulla parte autonoma e sulla parte di galleggiabilità, oltre che sulla parte di misure, gestione del probe di misura. E ora quello a cui stiamo pensando è uno sviluppo commerciale attraverso la nostra startup di una versione avanzata, diciamo, di questo drone, un pochino più piccola, più compatta in dimensioni e potenzialmente anche con la capacità poi di moto in acqua, quindi con un sistema di propulsione anche in acqua modulare, quindi a seconda delle esigenze, tipo se si vuol fare uno scandaglio sul fiume o sul lago in alcune porzioni, il drone potrebbe raggiungere volando l'area interessata, esegue la scansione classica, diciamo, dell'area di interesse, ad esempio con scandaglio, quindi navigando, per poi ritornare di nuovo in volo a terra da dove è stata partita la missione. Altrimenti, cambiando il tipo di payload, fare appunto la classica ispezione in colonna d'acqua col payload che sarà stato richiesto per l'operazione. Quindi un sistema che potrà essere modulare, che partirà da questi concetti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, professor Lippiello.